Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Sono finite le ferie, le vacanze, quindi siamo ritornate alla routine quotidiana, anche se effettivamente i make-up sono totalmente diversi dai mesi di giugno, luglio, diciamo. Questo perché siamo palesemente un po' più abbronzate, mentre giugno, luglio magari non lo siamo ancora, stiamo ancora lavorando, non stiamo nel pieno dell'abbronzatura. Quindi adesso vi faccio mi preparo con voi, visto che vi stanno piacendo, sulla mia base estiva durante le vacanze e post vacanze. Inizio proprio dalla base perché è importante prima di tutto dare un po' di idratazione, infatti ho usato una crema idratante opacizzante per pelli miste grasse e adesso la mia intenzione è quella di applicare un fondotinta in polvere ad alta pigmentazione e con una durata folle. Sto parlando del MAC Studio Fix, perché questa linea qui c'è anche lo Studio Fix Fluid, infatti lo Studio Fix Fluid ha una coperenza elevata ed è fluido, mentre questo qua si presenta in questo modo ed ha all'interno anche la spugnetta. È un fondotinta che si può applicare sia da bagnato che asciutto, ovviamente se lo bagnate avete una coprenza maggiore, da asciutto ha una coprenza un po' più lieve e, come dice appunto la parola asciutto, assorbe anche un pochino l'eccesso di sebo, di sudore. Quindi io lo vado ad applicare con un pennellone ampio, ma prima di applicarlo applico un velo di cipria in modo che non sia molto pastoso, quindi molto coprente. Utilizzo la cipria correttiva Cover di Bionique, ve ne ho già parlato in molti video, è una cipria che amo, che già da sola va ad assorbire un bel po' l'eccesso di sebo e di sudore. Fortunatamente non ho grandi discromie, anche per quanto riguarda il contorno occhi, preferisco non applicare correttori, però ovviamente ricordatevi che essendo voi un po' più scure, magari avete un'occhiaia comunque forte, non andate con colori troppo chiari, altrimenti fate panda. E adesso andiamo ad applicare questo fondotinta. È un fondotinta che comunque dà un velo di colore, quindi se volete anche una abbronzatura dorata, non troppo evidente, vedete? Ci sta, anche perché il viso è la prima cosa che si sbianca per quanto riguarda viso collo. E non rischiate di fare maschera marrone e distacco. Va praticamente a richiamare l'incarnato che precedentemente era un po' abbronzato. Non fate caso a questi tre giorgini, ma mi sono usciti poco fa, quindi li lasciamo lì perché non voglio infastidirli. Ok, per quanto riguarda il blush, vado ad utilizzare questo blush che è un colore più pesca, quindi non colori troppo rosati perché altrimenti vi ingrigite, visto che sicuramente avrete un incarnato più tendente al pesca, insomma. Non può mancare d'estate l'illuminante e il mio preferito in assoluto è il Soft and Gentle di MAC, che non finirà mai perché è bello grosso. Adesso hanno cambiato la confezione ma è identico e lo applico solo un po' sugli zigomi, vedete com'è fantastico. Lo porto anche un po' qui. Dopodiché voglio farvi vedere in action anche la collezione di Nabla Butterfly Valley. Io ho ricevuto questi 6 ombretti e i 2 rossetti, questi qua. Scusate sempre per le luci, troverò una soluzione, lo so che mi preparo con voi dovrebbero essere un po' più differenti, però ho acceso quella luce là, ma fa che niente. I rossetti me li avete visti indossare, magari se mi seguite su Instagram o su Facebook vedete che li ho indossati tantissimo, specie questo qui che è Balkis, mi piace da morire, infatti è quello che indosserò. Come poi dopo base ombretto applico questo ombretto in mousse di Kiko, che è il numero 06, che è un marrone abbastanza scuro. Ho già provato questa tipologia di ombretti in mousse, devo dire che un po' mi hanno delusa perché fanno le pieghette, quindi andrebbe applicato anche un primer sotto, ma voglio dare ancora un'altra possibilità a questa tipologia di ombretti
li applico direttamente con l'anulare perché ho una giusta dimensione e anche una giusta pressione, quindi li applico con l'anulare, non li applico con i pennelli perché comunque tendono ad assorbire un po' il prodotto in crema, quindi ok, già così è carino. Peccato che dura poco. Quindi vado a fissare questo ombretto con Undistricted, che è questo bellissimo colore marrone da riflessi caldi, e lo applico anche questo con le dita proprio perché voglio un po' pressarlo. Fatto ciò, prendo un pennello da sfumatura bello ampio, prendo lo stesso ombretto e vado a sfumare un po' i bordi. Come illuminante faccio come ha fatto Mr. Daniel, ossia vado ad applicare questo arancione qui, che è un color clementine, si chiama mandarino, e lo applico qui, anche questo pressando, e al di sopra vado ad applicare invece quest'altro colore che è un lilla, Pegasus si chiama, anche questo è un duochrome. Questi due ombretti, se sovrapposti, danno un bell'effetto. Pegasus è un po' polverosino, però tutto sommato, se pressato, è careccio. A seguire applico l'arancione Peach Velvet, che è quest'altro colore albicocca opaco, anche questo un po' polverosino, però lo applico leggermente al di sopra, quasi come illuminante, vedete? Ok, fatto ciò, ho deciso di applicare una bella matitozzola nera all'interno della rima, questa è quella di Urban Decay Zero. Quando vado di fretta d'estate applico degli eyeliner colorati, quindi a volte non faccio nemmeno tutto questo lavoro come ombretto, ma vado ad applicare l'eyeliner 107 di Kiko, che è veramente fantastico come colore, adesso lo vedete in action. Questo eyeliner è bellissimo anche su un ombretto proprio rame, perché va a contrasto appunto con l'arancio, quindi è veramente molto bello. Ed adesso andiamo ad applicare un velo di mascara, sto usando sempre il Cie Finte a farfalla di L'Oreal, che è quello lì che sto utilizzando da qualche mese. Come dicevo prima, i rossetti che sono usciti con questa collezione, che a mio parere veramente sono bellissimi, sono Beverly e Balkis. Beverly è un rosso con una puntina di bianco all'interno, il che vuol dire che è un rosso, però è un rosso un po' più tenue. Mentre Balkis è un color nude scuro, va più sul mattone, ok? No, sul mattone, sul marrone, però non è il rossetto marrone anni 80, ok? Quindi è un rossetto da tutti i giorni, però non un effetto malata. Ed è il rossetto che io preferisco, infatti lo sto utilizzando tantissimo e credo che quando lo finirò lo utilizzerò, lo ricomprerò. I rossetti di questa linea qui in generale, io forse non vi ho mai fatto la recensione, ma ve la farò breve se vi interessa, anzi fatemi sapere se vi interessa, sono veramente ottimi. Sono a lunga tenuta, non vanno a finire in pieghette, l'unica cosa è che hanno ognuno una sua particolarità, nel senso sono tutti molto morbidi perché sono a base siliconica, però c'è chi si asciuga prima e chi si asciuga un po' più tardi, quindi ok, sono pronta, sono già tutta sudata. In tutto ciò ho tagliato tutti i capelli, non so se riuscite a vederli, però sicuramente ve li farò vedere meglio nei prossimi video tutorial con lo sfondo bianco. Come dicevo all'inizio, mi dispiace tantissimo che lo sfondo è scuro dietro, ma ho tutte le luci accese, ma ho questa grande luce sparaflesciata in viso, quindi resterà sempre molto cupo dietro, almeno per quanto riguarda mi preparo con voi, devo trovare una soluzione, quindi scusatemi! E niente, spero che questo mi preparo con voi vi sia stato d'aiuto, vi sia piaciuto. Un'altra cosa che ci tenevo a chiedervi, visto che si sta avvicinando Halloween, che video di Halloween preferite? Perché sapete un po' il mio stile, io cerco di essere sempre un po' horror, però elegante. Quindi non amo tanto sangue,
troppo. In linea di massima cerco di farvi 2 o 3 video tutorial per Halloween, quindi lo so che siamo a settembre e Halloween è a fine ottobre, però vorrei da iniziare a caricarli dagli inizi di ottobre. È tutto, un bacione e alla prossima. Ciao!